Viaggio in Italia, scatola Ravensburger dell'inizio anni 80. Sulla scatola c'è un riferimento al 1979, ma sul fondo viene citata la legge dell'83 per, per i giocattoli pericolosi per i bambini sotto i tre anni. Come al solito ne illustreremo il contenuto e non le regole. Scatola superiore divisore scatola inferiore istruzioni in italiano e tedesco sei bandierine che rappresentano il punto d'arrivo del viaggio ogni bandierina ha in fondo un, uno spillo per piantarla come sui sulla piantina sulla cartina la plancia è, rappresenta l'Italia sia geografica che fisica nei due lati. Poi ci sono sei piani di volo, sei eh, birellini che rappresentano i giocatori, un dado grande, malgrado sulla confezione vengono indicati due dadi. E poi ehm, le carte, le carte che sono eh, 18 carte Fortuna, che danno delle opportunità, tipo tirare due volte i dadi o avanzare di 6 caselle massimo. E poi le carte che sono in parte eh, numerate qui in fondo a destra e rappresentano ogni numero una città particolare con delle note all'interno delle illustrazioni delle, delle istruzioni qui per esempio la 17 eh, farà riferimento alla carta numero 17 illustrando che cosa c'è in quella città in particolare le carte sono oh, 30 arancioni e 30 arancioni e 24 con punti di interesse, poi ce ne sono 30 rosse con 24 punti di interesse, 33 verdi con 21 punti di interesse, alla fine la somma fa 93 carte, quindi 93 eh, punti senza il numero e eh, al 69... Eh, eh, carte che rappresentano eh, cittadine con un punto di interesse che è ritrovabile sulla guida quindi in totale le carte sono 180 considerando anche le 18 della eh, carte fortuna il gioco è abbastanza semplice è stato illustrato in altri video Comunque, ehm, vengono assegnate al, ad ogni giocatore delle carte che rappresentano dei luoghi eh, dell'Italia e ehm, occorre che il giocatore si organizzi tirando il dado eh, per fare toccare tutte queste, queste cittadine. Vince il primo che arriva a, a destinazione. Eh, sul, eh, sul luogo di destinazione si mette una, la bandierina ed è possibile ogni tiro di dado fare un percorso a terra ma anche attraverso i piani di volo spostarsi eh, dalle città che hanno degli aeroporti in un'altra zona dell'italia ovviamente vince chi per primo raggiunge la destinazione la propria destinazione se vi è piaciuto iscrivetevi viaggio in italia Ravensburger